Coach Corsolini, la Spezia è prima e ci sarà un perché? Sì, la Spezia ora come ora è prima perché è un bel gruppo, devo essere sincero, sono 12 giocatrici, ruotare a 12 non è sempre facile, a volte abbiamo panchinare protagoniste ogni giorno diverse, però molto bene, abbastanza bene. Tranne l'approccio iniziale per il quale siamo un po' arrabbiati. E appunto per quanto riguarda la fase iniziale, CM Ostabia vi ha messo praticamente in enorme difficoltà, vi ha messo proprio alle strette con un ritmo esagerato, entrava e usciva dalla vostra difesa. Sì, molto merito di Stabia sicuramente, qualche demerito nostro c'è sicuramente, però... Sicuramente Stabia è entrata in campo, credo i primi due quarti abbia preso 10 rimbalzi offensivi con un atteggiamento migliore del nostro, anche alcune cose tecniche molto ben allenate, secondo me Stabia ha fatto belle cose, sì. Poi alla lunga viene fuori la profondità del roster, secondo me va detto anche che 20 sono 4 partite che non gioca per Stabia, se no sicuramente il roster di Stabia sarebbe stato un po' più lungo e avrebbe tenuto di più. Primi due quarti molto meglio loro di noi. Tuttavia il box score non dice bugie. No, ora come ora sì, siamo una squadra che si allena molto bene, che ha tante alternative e che oggi ci è andata bene perché abbiamo cominciato con un approccio così e così, però poi abbiamo rimesso in piedi la partita. Coach Belfiore, la CM Ostabia ha fatto veramente paura i primi due quarti, terzo quarto così così, quarto quarto praticamente ha mollato proprio la difesa e è andata in tilt. Sì, dispiace un po' per l'ultimo quarto, mi sono anche arrabbiato con le ragazze per questa cosa, non tanto perché ce l'avessi con loro, ma perché non meritavamo, vista la prestazione, di prendere i punti che abbiamo preso, ma del resto contro squadre di questo livello se non si gioca per 40 minuti si rischia proprio questo. Probabilmente la delusione del finale di terzo quarto, dove qualche occasione persa con troppi tiri liberi sbagliati e un mini parziale che non siamo riusciti a coprire, perché ricordiamo che alla fine del terzo quarto eravamo comunque ancora in un range meno 10 assolutamente colmabile, avendo tirato uno su 6 ai liberi. Peccato, perché questo un po' ci ha demoralizzato e per 4-5 minuti abbiamo mollato e lì abbiamo preso il parziale che si è concretizzato, insomma. All'interno delle branche purtroppo solo Minervino, manca l'altra torre, purtroppo la mancanza si sente. No, vabbè, loro sono una squadra molto intensa che basa il loro gioco sulla difesa. Ti ripeto, quando loro hanno alzato l'intensità difensiva al massimo delle loro possibilità, noi abbiamo fatto più fatica in attacco, abbiamo fatto 21 punti in un quarto e nel resto della partita poco più del doppio, il che significa che loro hanno incominciato a difendere forte, noi abbiamo fatto un po' di fatica, in difesa abbiamo retto, ma ti ripeto, con loro anche solo 3-4 minuti di blackout offensivo difensivo che sia è pericolosissimo. Del resto, voglio dire, la classifica parla chiaro, è una squadra che è al momento 11 vinte e 0 perse, quindi c'è un motivo per cui merito alla loro società, al loro coach, un'ottima squadra Spezia. Tuttavia Ostabia, però, diciamo, la CM Ostabia all'inizio proprio è partita bene, ha retto anche l'aspetto psicologico della prima della classe. Tuttavia, ecco, ci può stare, come dicevo un noto allenatore, ci può stare questa sconfitta, però per il prossimo incontro? Per il prossimo incontro è evidente che è fondamentale perché andiamo ad Ancona, vogliamo continuare a fare buone prestazioni, ripartiamo dai tre quarti di oggi giocati alla grande, bisogna ripartire da questo, ricaricare un po' le energie durante le feste di Natale, ricaricare un po' le batterie e farci trovare pronti, perché penso che Ancona è in generale il terzetto di partite che ci aspetta subito dopo le feste, cioè Ancona, Viareggio, Salerno, sia veramente un momento chiave del nostro campionato. Se riusciamo, come vogliamo, a dimostrare di voler fare bottino pieno e cercare di portare più punti a casa possibile, possiamo mantenere questo standard. Del resto, lasciami dire solo una cosa: giochiamo comunque senza la Liga Vente da ormai 2 mesi, se ne parla pochissimo, anche a noi non l'abbiamo mai cercato come alibi, speriamo di recuperarla, ma per lei, perché non abbiamo potuto utilizzarla nell'ultimo mese e mezzo, quindi sono veramente molto soddisfatto dei primi 5 mesi di lavoro con questa squadra.